Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, buon 2021 a tutti, buon inizio anno. Iniziamo con un video di prodotti preferiti del mese di dicembre. So che ho fatto il video dei preferiti dell'anno e so che solitamente non farei questo video, ma ho scoperto dei prodotti a dicembre, non mi sono sentita di metterli nei prodotti preferiti dell'anno, semplicemente perché magari li ho provati da 2-3 settimane, un mese, e nei preferiti dell'anno ho voluto mettervi proprio quelli che ho utilizzato di più quest'anno. Però questi qui sono dei prodotti che mi sono piaciuti talmente tanto che li sto utilizzando talmente tanto e sono entrati nella mia makeup routine, skincare routine di tutti i giorni, che ve li voglio far sapere e volevo condividerli con voi. E poi ho pensato, questo qui è il modo migliore per iniziare il 2021 con positività, con prodotti che amo e che voglio assolutamente condividere con voi. Quindi io direi, senza perderci chiacchiere, iniziamo con il video. Ovviamente mi farebbe un sacco piacere, se ancora non siete iscritti al canale, se volete iscrivervi al canale e fare parte di questa community. Il canale può crescere solo se supportate il canale con la vostra iscrizione, con i vostri commenti, con i vostri like, ma non vi sto qui a rompere le scatoline perché so che ormai lo sapete, quindi se volete farlo a me fa piacere, se non volete farlo do not worry, it's okay. Non vi preoccupate, va bene lo stesso, insomma, magari vi convincerò durante l'anno a iscrivervi al canale, perché lo so io lo so che qui ci sono un sacco di persone, perché io vi vedo nelle mie analytics che un sacco di persone, il 51% delle persone viene qui a vedere i miei video tutte le volte e non è iscritto al canale. Sto parlando di te. Comunque, a parte questo, ironia del caso, prendiamo tutto con le pinze. Iniziamo e vi faccio vedere questi prodotti top, perché sono veramente top e ve ne voglio parlare. Primo prodotto che mi ha stupito, non penso, questo qui forse è il prodotto che più mi ha stupito, dopo la crema collo. Che se non sapete di cosa parlo, vi metto il video di preferiti qui. Questo qui è un altro prodotto skincare che mi ha letteralmente stupito. Sto parlando di questo prodotto della NIOD. Questo qui si chiama Multi-Molecular Hyaluronic Complex. Che cos'è? Questo qui è un siero all'acido ialuronico. Voi sapete che utilizzo sempre il siero all'acido ialuronico di The Ordinary, che è super super economico. Però ho pensato, questo qui è della stessa linea, The Abnormal Beauty Company, credo che si chiami, qualcosa del genere, ha tre brand, ovvero ha The Ordinary, poi ne ha un altro in mezzo e poi ha NIOD, The Ordinary più economico, poi ce n'è uno in mezzo che è tipo fascia media e questo qui è un po' più quello più expensive, quindi quello che costa un po' di più. Ho voluto provarlo, devo dire che l'ho preso così per curiosità, ero solo curiosa di vedere se potessi trovare delle differenze tra un acido ialuronico e un altro e, oh mio Dio, cioè io come ho fatto a vivere la mia vita senza questa cosa? Ho utilizzato questo qui fino all'ultima goccia, l'ho già riordinato, non vedo l'ora che mi arrivi perché mi sta mancando questo prodotto. Ed è appunto un siero all'acido ialuronico. Perché questo qui costa di più rispetto a quello di The Ordinary? La ragione per cui costa di più è perché ve lo leggo. Questo qui combina 15 forme di acido ialuronico, quindi all'interno ci sono diverse tipologie di acido ialuronico con diversi pesi molecolari in modo tale che possano entrare meglio all'interno della pelle, alcune sono più piccole in modo tale che vadano proprio negli strati più profondi della pelle e appunto ha vari peptidi all'interno che offre un'idratazione, elasticità e plump alla pelle. Allora, mai nella vita il mio compagno mi ha mai fatto i complimenti sulla mia pelle. Cioè, in senso, non è che non mi ha mai... Ok, no, vabbè, così sembra bruttissimo. Non voglio dire questo, cioè, in senso, mai Jay si è accorto che la mia pelle fosse così morbida. Quando ho iniziato a utilizzare questo, Jay mi fa, cosa stai mettendo sulla pelle? Perché non mi stai dando questa boccettina che stai utilizzando tu e te la stai utilizzando solo tu? Perché voi dovete sapere che Jay utilizza tutti i miei prodotti skincare. Con questo prodotto non gliel'ho fatto vedere, non gliel'ho parlato, perché me ne sono innamorato, ho detto, quello lì, cioè Jay non è una persona, cioè Jay è un uomo, quindi non è che dici, ok, se ne mette tipo due goccine e se li mette, cioè Jay prende e si mette tipo quattro di queste. Peccato che questo non costa quanto quello di The Ordinary. Comunque, a parte questo, a parte tutte queste cose che fanno veramente ridere, ma ho notato la mia
pelle migliorare esponenzialmente, cioè la grana della mia pelle è migliorata esponenzialmente in un mese e mezzo, ho la pelle super morbida, contate che adesso ho degli sfoghi perché ho utilizzato dei prodotti make up che non dovevo utilizzare, top, vabbè ve lo dico già insomma perché in realtà il prodotto mi piace, ma ho utilizzato per 2 settimane il bronzer della Fenty in crema e mi ha fatto uscire degli sfoghi, ve li faccio vedere magari qui nello schermo, ma penso e sono sicura al 100% che quello sia il prodotto, perché non ho cambiato nient'altro nella mia makeup routine, non ho cambiato nient'altro nella mia skincare routine, l'unico prodotto che ho aggiunto è stato il bronzer della Fenty e letteralmente mi è uscito uno sfogo sul viso. Comunque, a parte quello, sfogo a parte, quindi se avete la pelle sensibile come me non vi consiglio quel bronzer in crema, il prodotto mi piace, se non avete la pelle sensibile, se non avete la pelle a tendenza acneica è un ottimo prodotto e continuo a pensarlo, però purtroppo essendo che mi ha fatto uscire uno sfogo non me lo sento di consigliarvelo essendo che appunto la pelle sensibile a tendenza acneica. Comunque a parte questo, a parte il mio sfogo, non ho mai avuto la pelle così bella, con la grana così bella, ma soprattutto veramente idratata, cioè voi noterete la differenza, se tutti gli acidi ialuronici che avete provato mi dici Franci, boh io sta differenza non la vedo, provate questo, costa di più, lo so, costa di più, ma secondo me ne vale la pena, ovvero io ho visto dei risultati pazzeschi, cioè non vi verrei qui a dire andate a comprare un acido ialuronico che costa tipo 2-3 volte di più rispetto all'acido ialuronico di The Ordinary se veramente non pensassi che questo vale al 100%, magari se lo provate fatemi ovviamente sapere magari su Instagram o comunque nei commenti, poi nei futuri commenti, il feedback su questo prodotto, ma me ne sono letteralmente innamorata e ve lo volevo far sapere. Ovviamente il siero all'acido ialuronico si applica sempre a viso bagnato, non scordatevi. Poi passiamo a un prodotto make up che anche qui mi sono innamorata tantissimo nel mese di dicembre, ve ne ho parlato tantissimo anche su Instagram e sto parlando della penna, questa qui sopracciglia di ABH, ovvero la Sese Beverly Hills, questa qui è la puntina della penna, la mia tonalità è la colorazione medium brown, devo dire che questa penna è diventata la mia penna sopracciglia preferita tra tutte, cioè tra più preferita di quella della Benefit, più preferita di quella della Glossier, più preferita di quella della Urban Decay, cioè veramente fantastico. Anastasia è la queen delle sopracciglia, quindi questa cosa non mi stupisce, ma quando ho preso questo prodotto io non ero partita con nessuna aspettativa, ovvero mi aspettavo un buon prodotto ma non mi aspettavo un prodotto così fantastico. Secondo me è pazzesca perché riuscite veramente a disegnare i peletti delle sopracciglia, però rimane naturale perché non è troppo pigmentata ma non è neanche trasparente, ovvero è il perfetto in between, ve lo dico sempre che quella della Glossier secondo me è fantastica, ha una durata pazzesca ma secondo me non è perfetta per i principianti perché è veramente pigmentata, quindi bisogna capire come gestire quella penna per le sopracciglia. Questa qui invece devo dire che è perfetto per quanto riguarda pigmentazione, per quanto riguarda durata, veramente me ne sono innamorata follemente e ve lo volevo far sapere anche qui perché la sto utilizzando appunto da 1 mese e mezzo, non me la sono sentita di metterla in preferiti ma semplicemente perché appunto ho cercato di mettere proprio i preferiti del 2020 e nonostante dicembre faccia parte del 2020, però dai, non vi posso mettere qualcosa che ho scoperto da 3 settimane nei preferiti del 2020, quindi nei preferiti di dicembre ci finisce anche perché l'ho utilizzata tutti i giorni, se mi seguite su Instagram mai vi ho fatto la testa così. Sempre per quanto riguarda la skincare, lo so, vi sto parlando di un sacco di prodotti skincare, cosa che capita non spesso perché voi sapete che io non cambio la mia skincare routine, ma vi voglio parlare di questo prodotto di Timeless, credo che sia un brand americano, però tranquilli, spedisce in Italia senza dogana perché pagate tutte le spese prima, e questo qui è un gel idratante per gli occhi. Allora, la combinazione, ok? Gel idratante più crema, questa qui, occhi di Verso, che ho trovato nel calendario dell'avvento di Cal Beauty, più quando voglio proprio avere il contorno occhi pazzesco, questi qui, ovvero i patch occhi di Peter Thomas Roth,
Mai, mai nella mia vita ho avuto il contorno occhi così idratato, così disteso, ma proprio sento la pelle come se si fosse riempita. Poi, molto probabilmente, cioè, non lo so se è tipo un effetto placebo, anche perché non ci capisco molto, ma devo dire che questa combo mi è piaciuta tantissimo. Questo qui, di Timeless, è un gel skin, è un gel, quindi è tipo, vedete, è tipo, non so se vedete, ma è tipo trasparentino, vedete? È praticamente base acido ialuronico, quindi quando io andavo ad applicare questo, poi subito dopo andavo ad applicare nel contorno occhi questo, e per andare a proprio bloccare tutta l'idratazione andavo sopra con questo qui, che è appunto la crema eye cream Extra Nourish, bella 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 intensa. Se avete il contorno occhi secco, se avete il contorno occhi segnato, se vedete le prime rughette che arrivano, il segreto è l'idratazione, idratazione, 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 idratazione. Lo dico sempre, la crema occhi secondo me non è fondamentale, secondo me è tipo uno step extra se volete farvi un regalo a voi stessi, se volete tipo prendervi, idratare ancora di più quella zona. Io la sto utilizzando anche perché qui fa veramente freddo e in generale la zona del contorno occhi è sempre un po' più secca, e devo dire che quest'anno, da quando utilizzo questi qui li utilizzo ormai da 2 mesi, quindi è da un po' che li sto utilizzando ed è da un po' che mi sto cercando di convincere: no, non ne ho bisogno, non ne ho bisogno, ma appena li finisco molto probabilmente li andrò a ricomprare, perché mi sono piaciuti tantissimo. Se avete gli occhi secchi, sì, se avete gli occhi secchi, buonanotte, se avete il contorno occhi secco, questa è una bomba. Il calendario dell'avvento di NYX è un prodotto che ho amato tantissimo ed è un prodotto che mi ero dimenticata di amare. Il calendario della NYX è stato tipo l'epic fail, più epic fail di tutto. Se avete visto le storie su Instagram, le mie reazioni a questo calendario credo che possano entrare nel libro della storia dell'apertura del calendario. Cioè, mi sono incazzata come ci fosse un domani, ma ho trovato il NYX Butter Gloss. Il NYX Butter Gloss è tipo il prodotto storico ed è stato il primo mio prodotto make-up, credo, che io abbia comprato, Labbra NYX, ed è, cioè, in senso, non lo so, sarà che tipo è stato il mio primo prodotto, quindi ho tipo un amore per questo. Il colore mio preferito è crème brûlée e tiramisù, non so dove sia finito tiramisù perché tipo è così piccolo questo qui nel calendario dell'avvento, quindi sono facili da perdere. E niente, quindi, essendo che è un prodotto che non è nuovo sul mercato, un prodotto che c'è da anni e anni e anni, e nonostante siano passati tanti anni, mi piace ancora, ve lo volevo appunto ricitare. Insomma, se non li avete mai provati, ripeto, non sono i lip gloss più specchiati, ma se cercate un lip gloss nude, questi qua come colori, crème brûlée, tiramisù, mi ricordano molto un colore di Fenty. Che okay, vi ho fatto lo swatch qui di tre prodotti molto molto simili da un price range molto più elevato, ovvero il primo che ho applicato è il Fenty Beauty, questo qui, che è fantastico, però ovviamente essendo Fenty costa, ed è Glaze, questo qui è in formato tipo lipstick ed è molto molto sheer, anche questo è un prodotto che adoro. Quello in centro, quello della NYX, e quello lì, il terzo, che è molto molto simile a quello della NYX, è questo qui di Charlotte Tilbury. Anche questo è fantastico, ma ripeto, è molto molto simile, quindi se non volete spendere i soldi per quello di Charlotte Tilbury, vi consiglierei i Butter Lip Gloss della NYX, che secondo me sono molto simili per quanto riguarda la formulazione, per quanto riguarda anche il colore, non sono lontanissimi. Quindi, se cercate un dupe un po' più economico rispetto a quello di Charlotte Tilbury, quello della NYX è fantastico. Poi, ultimissimo prodotto che vi voglio citare, che ho utilizzato veramente tantissimo, e devo dire che per il prezzo, per il fatto che stiamo parlando di un'azienda eco bio, ovvero Neve, il mascara Black Bubble, devo dire che è entrato nella mia make-up routine. Non è intenso come il Velvet Noir, però è simile, ha uno scovolino simile al Velvet Noir, ma soprattutto per il giorno. Questo qui è un mascara che mi ritrovo ad utilizzare tutti i giorni, perché mi dà l'effetto che mi piace. Io ho le ciglia abbastanza sfigatine e devo dire che mi dà un bel effetto, ovvero il mascara che oggi non so quanto si possa vedere perché ovviamente, nel senso, sono truccata, però è questo qui. Mi piace lo scovolino, mi piace quanto mi dura, mi piace come mi fa le ciglia. Credo che dipenda anche dal fatto che lo scovolino, ovvero questo scovolino qui del mascara di Neve, sia molto simile sia allo scovolino del Velvet Noir sia allo scovolino di
di Charlotte Tilbury, e secondo me lo scovolino influisce anche sul mascara, ma in generale per il prezzo che ha, inoltre credo che possiate utilizzare anche il mio codice sconto del 10%, quindi potete avere anche un mini sconto su questo mascara. Se volete utilizzare qualcosa di naturale sulle vostre ciglia, non troppo aggressivo, ma che comunque vi dà un bel risultato, a me questo mascara piace. So che un sacco di voi, quando l'avevo ricevuto tipo 2 mesi fa, qualcosa del genere, mi avete scritto e mi avete fatto: no Franci, il mio mascara preferito, eccetera eccetera. Devo essere onesta, io ero abbastanza titubante perché da un'azienda tipo naturale non mi aspettavo tipo un mascara che mi potesse piacere, e invece mi sono dovuta ricredere, ed è per questo che ve lo voglio citare, perché lo sto utilizzando tanto, questo qui mi sta quasi finendo e ne ho già un altro nuovo, quindi sono tipo yes, sono troppo. Questo era tutto, questi erano i miei top prodotti preferiti di dicembre, prodotti che ho amato, che ho scoperto di più questo mese e che vi volevo assolutamente parlare e citare. Mi sono dimenticata una cosa, un prodotto nel video prodotto preferiti dell'anno, che vi voglio citare velocissimamente qui, che non so per quale ragione mi sono dimenticata. Sto parlando del correttore Makeup Forever HD. Sulle storie di Instagram ho provato il correttore di Espresso, l'azienda italiana. Devo essere onesta, non mi sta stupendo al 100%. E hanno due tonalità, una tipo per la pelle chiara e una per la pelle scura. La tonalità per la pelle chiara, per la mia tonalità di carnagione, è leggermente troppo scura. Oggi ho utilizzato l'acqua abbronzante di By Terry, quindi sono abbronzata, ma questo non è la mia tonalità di carnagione, questa è la mia tonalità di carnagione. E praticamente si vede lo stacco, e non trovo neanche che sia troppo coprente, ovvero ho correttori più coprenti. È un correttore buono, ma niente, non mi sta facendo gridare al miracolo. Spero di essermi fatta capire. Allora ho provato, mentre facevo i test da vedere quali correttori potessi comparare a quel correttore, perché di solito quando provo un nuovo prodotto, quello che faccio, comparo con i vari correttori, con la mia makeup collection, ho preso questo qui di Makeup Forever, questo qui nella tonalità 30, che per la mia tonalità invernale è leggermente scurino, quindi lo utilizzo per andare a correggere l'occhiaia, e devo dire che secondo me questo qui fa molto molto meglio. Questi correttori della Makeup Forever sono fantastici. Se voi non utilizzate i fondotinta e volete un correttore che non abbia tanto spessore, che non si veda la differenza tra parte che è appunto corretta, quindi dove avete utilizzato il correttore, e la vostra pelle, provate questi della Makeup Forever. Hanno una texture sottile, sono media coprenza, non sono full coverage, però sono fantastici. Non so come io mi sia dimenticata di citarvelo nel prodotto dei preferiti del 2020, ma volevo fare un mini volevo citarli per 2 secondi in questo video, perché veramente mi sono piaciuti tantissimo. Niente, credo di avervi detto veramente tutto, spero che questo primo video del 2021 vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto scoprire nuovi prodotti. Anche se li comprate, poi fatemi sapere il vostro feedback, sapete che adoro leggere i vostri feedback. Ma questi prodotti mi hanno letteralmente tipo fatto rimanere tipo così, wow. Niente, questo è veramente tutto, vi mando un bacione grande e noi ci vediamo alla prossima, ciao!